sbaglio, il duetto con poi la conclusione di Puricelli, alta, primo squillo, terzo minuto. Poi la difesa dell'Arcadia. Palla buona ancora, Teni che prova addirittura la mezza girata, spettacolare, applausi del pubblico, nulla di fatto. 27esimo, si sveglia un attimo la partita. Magno con il destro, attende l'inserimento, il colpo di testa di Bianco, deve distendersi Berti, palla sopra la traversa, 35esimo. Battuta immediata, Magno, Stefanoni, probabilmente in linea il suo compagno ancora, Stefanoni, traversone, morbido per il colpo di testa, occasione importantissima per Marco Mauri. Occasione per Bianco di testa, Berti si è opposto nell'azione sicuramente più interessante della prima frazione, il parziale è 0-0. Parte Magno con la palla che gira ma non si abbassa quel tanto per beffare Berti, 3,5, occasione Arcadia. Palla lunga, Sironi dopo forse un contatto palla mano di Barilla e poi la sfera di Sala per lo stesso Sironi, rete dell'Usmate, quinto minuto, padrone di casa in vantaggio. Già battuta la rimessa laterale, Magno, attenzione ancora, pallone in area, Magno, l'aggancio ed il calcio di rigore fischiato dal direttore di gara. E c'è anche doppio giallo per Cazzaniga, Usmate in 10 dal 16esimo del secondo tempo. Tutto pronto per il calcio di destro in gol da parte di Bonomi. Magno, c'è il pallone per Puricelli che sarebbe in offside, non lo è Bonomi, l'appoggio e l'errore clamoroso con la sfera che non varca la linea fatidica bianca, ma c'era posizione irregolare di Stefanoni. Pallone rubato dall'Arcadia, anche l'errore dell'Usmate, Magno e poi cercato e trovato Puricelli, uno contro uno, Puricelli va in area, Berti! Già giocato il pallone, Magno, corpo di Motta, traversone che arriva in questo momento da sinistra, Barilla la mette dentro con il colpo di testa quando sta per scadere il 45esimo, Arcadia 2, Usmate 1. Su quest'ultima azione il triplice fischio del direttore di gara, dopo 6 minuti di recupero si conclude dunque la super sfida tra Usmate e Arcadia Dolzago, vinta dalla capolista, andata sotto nell'apertura del secondo tempo grazie al gol di Sironi e poi il pareggio di Bonomi su calcio di rigore e il gol vittoria di Barilla al minuto 45 della ripresa, il finale è Usmate 1, Arcadia Dolzago 2. Secondo tempo abbiamo iniziato bene, poi con l'espulsione del nostro difensore centrale con il rigore siamo un po' calati, infatti loro hanno preso possesso della partita. Che dire, una partita contro una squadra messa bene in campo, che gioca il suo calcio, ha dentro dei buoni giocatori. Abbiamo tentato tutto, però come ho detto prima il rigore ci ha un po' penalizzato. Un uomo in meno in campo si sente molto, soprattutto in campo di casa che è abbastanza grosso rispetto agli altri campi di campionato, purtroppo è andata così. Soprattutto in questi momenti che bisogna far vedere i propri valori, ripartire dalla prossima partita, vincere e ritornare a star lì davanti con gli altri e combattere fino alla fine. Loro sono una buona squadra, noi siamo passati in vantaggio però non abbiamo avuto quello spunto per chiuderla, spiace per il risultato, passare in vantaggio la seconda volta e perdere non è mai bello, col tempo, piano piano, un po' di personalità e verremo fuori anche noi, siamo una squadra giovane, se a vedere la distinta rispetto alle altre squadre,
siamo molto giovani, siamo anche lì. Però finora vi siete ben comportati nonostante sì, tutto. Sicuramente, non ci facciamo mettere i piedi in testa a nessuno. Mi sa, capolista sarei vista brutta, ma alla fine allunga addirittura. Sì, ho saputo gli altri risultati, però alla fine è meglio che guardiamo in casa nostra, partita dopo partita. Ci siamo detti che mancavano 15 finali, adesso ne abbiamo fatte due e ne mancano altre 13. Questo è quello che ci diciamo in settimana, una partita alla volta, perché siamo partiti veramente in difficoltà. Le prime 4-5 partite le abbiamo fatte, avevamo due punti e gli altri erano già andati. Adesso siamo riusciti a recuperare punti dall'avversario, però è meglio che guardiamo in casa nostra, come sempre. Non molla mai, ha voglia. Ci è capitata la stessa identica partita l'ultima giornata col Mandello, dove eravamo sotto di un rigore all'88esimo, l'abbiamo ribaltata. Così a cose abbiamo vinto il 90esimo, così altre due col Barzago, che era capolista allora, l'abbiamo risolto sul finale. Quindi io dico che non può sempre essere un caso, è proprio la voglia nostra che ci permette di ribaltare anche queste partite difficili contro una signora squadra, tra l'altro, perché loro veramente ben messi in campo. Noi siamo venuti qua per fare la partita, siamo venuti qua con trequartista, le tre punte, forse troppo spregiudicate, così l'avevamo preparata. Pericolo di rilassarsi non credo che ci sia. No, questo non ci sarà mai, non ci sarà mai, perché poi al martedì noi resettiamo, o almeno proviamo ogni martedì a resettare tutto quello che di buono che abbiamo fatto la domenica, ci mettiamo un paletto e pensiamo già alla partita dopo. Esatto, è stata una partita sofferta da tutti noi, loro ci aspettavano e niente, arrivata all'ultimo minuto, rimontandola al 90esimo ancora per una volta, soddisfazione personale ma soprattutto per la squadra. 12esima vittoria, adesso ci aspettano altre 13 finali. Grazie al mister, grazie a questo gruppo fantastico di ragazzi che comunque siamo assieme da 2 anni con qualche innesto. A questo punto ti chiedo, ma cosa ci fai sempre in area di rigore? Diciamo che sono il saltatore numero uno quando stiamo perdendo così, anche se stavo per chiedere il cambio al mister perché avevo i crampi e tutto, quindi niente, adesso vediamo, una partita alla volta comunque. Speriamo di continuare appunto il famoso filotto.